Ma non lo so, io so solo che pensiamo a fare bene partita dopo partita, è normale che adesso i risultati ci sono dalla nostra parte, quindi pensiamo anche a fare un filotto di risultati che abbiamo visto all'andata, ci, ci ha permesso di scalare la classifica, quindi eh, niente, bisogna pensare come ho detto prima partita dopo partita e poi come ho sempre, come ho sempre ribadito i conti si faranno alla fine. Sì, è normale che giochiamo con la prima della classe quindi non sarà una partita facile però cioè, la nostra squadra è una squadra costruita apposta per, per fare bene quindi non dobbiamo spaventarci di nessuno a parte la prima partita che ad Avellino che ho fatto l'esterno per, per necessità sto giocando sempre davanti quindi bene o male mi chiede gli stessi, gli stessi movimenti che mi chiedeva Marino quindi finora, finora sta andando tutto bene ma non lo so se è scattato qualcosa dopo l'arrivo del mister, sicuramente adesso i risultati sono dalla nostra parte, quindi come si dice, bisogna, bisogna battere il ferro finché, finché è caldo e quindi eh, continuare a fare bene, eh, che alla fine potremo, potremo toglierci qualche soddisfazione, eh. Beh, a parte il fatto che sappiamo, eh, tutti sappiamo che la colpa è nostra che fondamentalmente scendiamo noi in campo eh, il, il sabato, quindi è normale che i primi responsabili siamo noi, eh, quindi dovevamo, dovevamo farci tutti un esame di coscienza eh, e poi quando, quando succede un cambio del genere eh, in ognuno di noi sc scatta qualcosa, magari per dimostrare quello che non ha dimostrato finora eh, e di conseguenza una cosa tira l'altra. Ti porta, fare, ti porta a fare bene, ecco. infatti i risultati si, si stanno vedendo. No, non lo sento come un derby. È una partita come le altre: è bisogna fare bene, bisogna lottare, stare, stare molto attenti perché, come ho detto prima, sono i primi in classifica, quindi ci sarà un motivo. È non bisogna mai calare l'attenzione e colpire magari le occasioni che, che arriveranno, bisogna sfruttarle. Eh, L'organico del Palermo è, è, è una buona squadra, è costruita per, per vincere il campionato, quindi è normale che, che prenda pochi gol e che, che ne faccia tanti, che, che durante la partita subisca, subisca poco, e quindi è tutta una conseguenza, se, se sarà prima in classifica comunque il, il motivo c'è e noi do, dobbiamo far sì che magari sabato subiscano tanto. Ecco. Ma quando, cioè a livello personale, quando fischiano, magari io non, non ne risento tanto. Ecco, è, è normale che la gente che, che viene allo stadio vuole, vuole vedere la propria squadra vincere, eh, sia in casa che fuori. Eh, e poi quando le cose vanno bene tutto, tutto viene più facile, perché sei, hai quella spinta in più durante la partita che ti permette di fare bene eh, e di portare a casa dei punti. Sì, questo è vero. Eh, sono un po' in astinenza, diciamo, però. Eh, ora come ora l'importante è trovare continuità dei risultati. Eh, la cosa fondamentale è tornare a fare un filotto di vittoria. Eh, poi se in questo filotto di vittorie ci sono anche, anche i miei gol, allora va bene. Se no, va bene uguale. Ecco. Eh, ora come ora sono tutti, tutti scontri diretti per noi. Perché giochiamo con il Palermo che è fortissimo. Il latina sta facendo un grandissimo campionato. Poi incontreremo la regina che, che si deve salvare, quindi verranno qui con col coltello fra denti. ogni partita sarà una finale anche perché non è più un altro girone dove poter, poter fare dei, dei punti. E adesso siamo al siamo ritorno, quindi ogni partita sarà difficilissima. Sì, eh, sta cambiando un po', po l'aria. Ecco, eh, è normale che i risultati portano gente allo stadio, portano serenità eh, e di conseguenza noi dobbiamo cercare di, di mantenere questa strada, di, di, fare, di fare bene partita dopo partita e poi eh, ecco, non dobbiamo farci prendere dall'ansia di entrare per forza nei playoff il prima possibile, perché queste sono cose che comunque verranno da sole grazie ai risultati. In effetti la, la matematica non ci ha condannato, nel senso, possiamo ancora arrivare fra, fra le prime due, quindi è normale che dobbiamo eh, buttare un occhio anche lassù. però eh, con la consapevolezza di guardarci anche le spalle, perché sappiamo che adesso la, la classifica è molto corta, quindi sbagliare qualche partita ci, ci farà ritrovare di nuovo diciamo, nelle, nelle posizioni basse, e questo. Cioè, non è, non è quello che vogliamo. Ecco. Beh, è normale che qualche punto in più face, <ride> avrebbe fatto comodo. No? E magari adesso eh, potevamo essere anche in potevamo avere qualche punto in più in classifica. Essere già nei playoff era, era tutto diverso. Però non bisogna, bisogna guardare il passato, non dobbiamo piangersci addosso. E, e dobbiamo rimboccarci le maniche come stiamo facendo e lavorare bene. Sì, sicuramente adesso sta, sta molto meglio perché ha trovato il ritmo partita eh, ha fatto anche gol quindi eh, dopo che ha lavorato tantissimo sta, ha recuperato la grande ecco, però siamo, siamo una squadra che è davanti a, a tante persone quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta per, eh, per scegliere gli attaccanti abbiamo, abbiamo Nando che sta bene abbiamo Pippo che, che, che ha fatto benissimo quindi eh, ecco, siamo, siamo tutti pronti per dare una mano alla squadra eh, io devo solo dimostrare eh, quello che valgo, devo dare una mano alla squadra il più possibile e poi ci saranno i tempi, i tempi giusti per valutare queste cose. Ecco. Ah, cambia soltanto che rispetto a prima sei un po' più stretto. Eh, con Marino, eri un attaccante esterno a tutti gli effetti, adesso sei un po' più un trequartista. Eh, L'unico cambiamento è questo. Eh, sì. eh, poi, comunque, in fase difensiva le stesse cose, in fase offensiva attaccare gli spazi, magari con qualche fraseggio in più. Ecco, le uniche differenze sono queste.